Si chiama terzo settore, ma chi ne capisce più degli altri lo considera terzo pilastro. Si rinnova l'amicizia tra il territorio della provincia di Frosinone e la Fondazione Roma, tra i protagonisti del progetto Social Imprendo per i Giovani, ospitato dai locali della Camera di Commercio di Frosinone. Si tratta di un corso fatto per gli studenti delle ultime classi degli istituti della provincia di Frosinone per i primi anni dell'Università di Cassino, per introdurli, informarli e consentirgli di intraprendere l'attività di imprenditore sociale. È un corso di 11 lezioni, sono oltre 60 ore che faremo tra la Camera di Commercio di Frosinone, l'Università di Cassino e il Cosinam di Cassino, in cui daremo delle informazioni, nozioni e formazioni a questi giovani che si vogliono proporre come imprenditori sociali. Il presidente della Fondazione Roma, Emanuele, sottolinea un aspetto molto semplice. Le nuove generazioni devono puntare al sociale, da un lato perché si aiuta chi è meno fortunato e dall'altro perché è qui che ci sono le maggiori opportunità di lavoro. Oggi le potenzialità di lavoro sono molto maggiori nel campo del sociale di quanto non sono in quelli tradizionali fino ad oggi perseguiti nell'aspettativa del giovane nel mondo del lavoro. Parlo dell'industria, parlo dei commerci e quant'altro che nel nostro paese sono in una fase di declino. Quello che si sta aprendo oggi in maniera esponenziale in Italia è l'opportunità di lavorare in quello che io, nel terzo settore, che io chiamo terzo pilastro, in quella grande vasta area dove ci sono crescenti opportunità di lavoro e di formazione. Il consiglio ai ragazzi è quello di essere curiosi. Avere una visione molto ampia, non locale, creare una costante di osmosi con le esperienze internazionali, possibilmente viaggiare per vedere come in altre aree del mondo questa particolare caratterizzazione può avere dei grandi risposte.